Roberto Melandri, ci troviamo con un equipaggio di primo piano nella pesca che faremo oggi allo sgombro. Marco Boccafoglia, Masi Guerriero è qua, ci seguirà dalla barca dell'amico Piadina, il re appunto delle pizze, e ci troviamo nel club di Marina Romea in pienissima costa romagnola, infatti siamo in Alto Adriatico, appunto la patria dello sgombro. Adesso usciamo, raggiungeremo una zona di pesca che si trova a circa 7 miglia dalla costa, in prossimità di una piattaforma, in una zona dove gli sgombri in questa stagione sono frequenti. Pescheremo all'ancora, vedremo come pasturare, come innescare. Siamo pronti, partiamo. Beh, le condizioni oggi sono proprio perfette, meglio di così non si può, penso, trovare in questa stagione. Stiamo uscendo appunto dall'approdo di Marina Romea per raggiungere una zona di pesca molto frequentata dai branchi di sgombri, sugherelli e lanzardi, che saranno le prede che andremo a cercare oggi. Pescheremo vicino alla piattaforma. Questa zona è, diciamo, in questa zona sorgono numerose le installazioni metanifere che cercano appunto il metano, sono piattaforme che estraggono idrocarburi ed attraggono anche molto pesce. Gli sgombri infatti si radunano attorno a queste piattaforme per cercare il nutrimento composto da sardine, avannotti, pelagici e altri pesciolini in genere. Pescheremo su un fondale di circa 17-18 metri, è una zona appunto molto frequentata da sgombri, ma non solo, anche lanzardi, sugarelli a fondo da qualche gallinella. Adesso nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti raggiungeremo appunto la posta e cominceremo a pescare. Per la pesca degli sgombri l'azione forse più importante è quella del brumeggio, pasturazione. Infatti si tratta di pesci costantemente alla ricerca del nutrimento, quindi sempre in movimento, che vanno portati nella scia della barca, quindi nella scia delle nostre esche. Per realizzare la pastura agli sgombri ci sono, diciamo, tre sistemi almeno. Una è la fitta, cioè depositare all'interno di un sacco di rete a maglie fini alcuni chili di sardi o alici congelate. Il secondo è quello di utilizzare un sacco contenente già alcuni chili di pesce azzurro, sempre sardine e acciughe, che andrà ad integrare i pezzi più grossi che usciranno dal sacco della fitta. Un ulteriore sistema è quello di utilizzare la macchina trita sarda, come fanno in tanti equipaggi ormai hanno in dotazione la macchina di Sardamatic, trita sarda, che produce appunto una scia continua tritando il pesce che si mette al suo interno. Si vede subito appunto quello che deve fare il lavoro, che deve fare il brumeggio per gli sgombri, cioè una strisciata di particelle molto fine che andranno appunto a disperdersi in corrente nella scia della barca e andranno a cercare i banchi degli sgombri. Questo sacco lo metteremo a lavorare praticamente in superficie, in modo che la scia di particelle di sarde, acciughe tritate vada dalla superficie verso il fondo a cercare i banchi del pesce degli sgombri. Poi dopo vedremo che metteremo anche un paio di sacchetti più piccoli zavorrati sul fondo, perché in questa stagione, cioè siamo in autunno, con l'abbassarsi delle temperature i banchi degli sgombri tendono a abbassarsi, andare verso il fondo e cercare i nutrimenti in quelle fasce lì, quindi proveremo anche a pasturare più vicino al fondo per cercarli anche là, quindi avremo due tipi di brumeggio, due altezze di brumeggio, una a galla e una a fondo. Questo è il sacco
Qua in Adriatico comunemente viene conosciuto col nome di fitta, nel senso che è una rete a maglie molto fini, fitte appunto, e contiene alcuni chili di sarde che andranno pian piano spaccandosi a disperdere i loro pezzetti, i frammenti dei loro tessuti nella scia della barca. Si usano per questo sacchi di rete di corda appunto abbastanza grossa, che ha la caratteristica di spaccare man mano che sbatte con le onde le carni delle sarde e far uscire dalla rete la scia di particelle saporite, in questo caso molto attraenti per i banchi dei pesci azzurri come sgombri, lanzardi e sugarelli. Dicevamo che oggi proviamo a pasturare a diverse altezze. Questa pastura qua è per l'altezza più bassa, in prossimità del fondo. Infatti sono due sacchetti di circa 3 kg l'uno, di sarda tritata sempre, zavorati con un paio di piombi che caleremo a un metro dal fondo circa, in modo che comunque ha un po' di spazio per scendere ancora, però andrà a posizionarsi sul fondo marino. Ecco, questo è quello che cercavamo oggi, uno sgombro. Per la pesca degli sgombri, soprattutto negli ultimi anni, si sono messi a punto delle attrezzature molto leggere. Questo per un motivo principale: siccome sono calati notevolmente come quantità, 20 anni fa gli sgombri erano molto comuni nelle acque adriatiche, adesso invece sono un po' più radi i branchi, meno frequenti e quindi sono, essendo meno frequenti, sono un po' più difficili da pescare, sono un po' più diffidenti e alla fine si dimostrano meno voraci e la differenza la puoi fare anche utilizzando lenze molto sottili. Tubertini appunto ha studiato alcune serie di canne praticamente per queste tecniche di pesca, al pesce pelagico azzurro come sgombri, lanzardi e sugarelli. Le serie più importanti sono le Sea Power, realizzate in 4 modelli. Quelle che abbiamo oggi sono le Sea Power Light, questa qua verde, e la Sea Power Extra Light, questa qua argento. L'Extra Light è proprio per una pesca estremamente sensibile, con fili molto sottili. E comunque sono entrambe tagliate su misura praticamente per la pesca di sgombri e sugarelli, ma non solo comunque. Assieme a loro oggi utilizzeremo l'Albacore, che è una canna più eclettica, più all-round, come si può dire in questi casi. La si può utilizzare anche per la pesca a fondo, però è sufficientemente elastica per pescare con lenze delicate e sottili. Un altro passaggio molto importante nella pesca degli sgombri è la preparazione delle esche. L'esca base è l'acciuga, fresca ma non troppo. Non deve essere freschissima, perché se è troppo fresca ha ancora il rigor mortis e quindi è troppo rigida. Quindi un'acciuga pescata un paio di giorni fa è l'ideale. Va preparata, quindi va sfilettata, gli va tolta la testa, la coda, il ventre. E volendo, per ridurre al massimo
la dimensione e l'ampiezza dell'esca e anche il dorso. In questo modo praticamente rimangono due filetti argentati. Andiamo ad aprire. Questa è l'esca top, migliore per la pesca allo sgombero. Non esiste un'altra esca che la equivale. Il loro montaggio sul lama è molto semplice, però anche qui bisogna fare molta attenzione. Se i pesci mangiano decisi, si possono passare soltanto una volta sull'amo e appenderle. Appendendole così, le esche sono perfettamente morbide, sinuose e si muovono al meglio in acqua. Nell'altro caso, quando il pesce mangia un po' svogliato, possiamo passarle un paio di volte. In questa maniera l'esca è sicuramente più fissata meglio, più sicura sull'amo, in questo modo possiamo anche lanciarla meglio in modo che ovviamente non la si perda al primo colpo. Da abbinare a queste canne ci sono due serie di mulinelli che sembrano proprio studiati a misura anche loro. L'Artica 2, che è questo, e l'Oasis, che è questo qua. Sono mulinelli di taglia medio-piccola, non servono mulinelli molto, molto grandi, devono essere leggeri e maneggevoli perché per pescare gli sgomberi devi tenere in mano la canna praticamente per tutta la giornata di pesca. Tengono 200 metri di filo dello 0,25-0,22 al massimo, cioè non devono essere, anche in mulinello non dobbiamo utilizzare lenze molto grosse perché è il discorso che facevamo prima sulla leggerezza, sulla delicatezza delle lenze deve essere valida anche per la lenza sul mulinello. Da un paio di stagioni a questa parte Tubertini ha studiato alcune lenze appositamente per la pesca dalla barca. Sono già pronte, la loro caratteristica è che praticamente non hanno nodi, cioè le asole e i punti di attacco dei braccioli, così anche la testa dei braccioli, sono incollati. Praticamente sono realizzati con perline al cui interno è stata posta un po' di colla e questo per ridurre al massimo i punti di rottura del filo. Infatti la lenza si spacca quando si schiaccia in seguito ad aver realizzato un nodo. Senza nodi ovviamente questi punti di rottura vengono a mancare, quindi la lenza mantiene quasi il 100% del suo carico di rottura. Gli ami che utilizzeremo saranno fini. Personalmente utilizzo molto due serie di ami che sono nati per la pesca alle trote, però hanno la caratteristica di essere molto leggeri, di avere una punta che fora bene, entra subito nella bocca del pesce e allo stesso tempo riducono al massimo le slamate. Sono le serie 11D e serie 20, una è dritta e l'altra è leggermente curva. Questa è una situazione che quando i branchi arrivano compatti sotto la barca si presenta spesso, cioè una cattura simultanea di due prede ed è permessa soprattutto la lunghezza dei terminali, cioè un pesce, il primo pesce all'amato
Il secondo pesce che va alla Marsi non sente tanto la trazione perché il filo è molto lungo, quindi è più facile fare doppiette. Un sistema per segnalare la posizione delle lenze, che secondo me è molto utile, oltre che questi qui sono galleggiantini per la pesca alle trote, però noi li utilizziamo spesso per far vedere dove è posizionata la lenza, l'inizio della lenza. Soprattutto all'inizio della stagione, quando si pesca in prossimità della superficie e si pesca recuperando la lenza, lanciandola sul fondo e poi recuperando, questo galleggiantino ci permette sott'acqua di vedere dove è posizionata la lenza e quindi sappiamo che è a mezz'acqua oppure a galla. Oltre che pescare a galla con lenze leggere, oggi pescheremo anche un po' più a fondo con lenze più corte, quindi braccioli da 30 cm e, come potete vedere, attrazioni fosforescenti alla base dell'amo. Questa attrazione qui riesce ad attrarre soprattutto i sugherelli e gli sgombri di piccola taglia, soprattutto a fondo dove filtra meno luce, quindi le acque sono più scure. E vedo che ci dà una buona mano soprattutto a fine stagione quando peschiamo negli strati più bassi delle acque. Ecco, qua abbiamo le prede tipiche dell'alto mare Adriatico. Lo sgombro e il lanzardo sono i pesci più ricercati dai pescatori da natante delle coste venete romagnole, ma anche marchigiane. La differenza fra le due specie c'è, è abbastanza ridotta, ma comunque si può vedere. Il lanzardo, ad esempio, ha l'occhio molto più grande rispetto allo sgombro, la coda giallastra. Lo sgombro è più chiaro nella pinna codale e soprattutto adesso in questi esemplari che abbiamo catturato qualche minuto fa si vede meno, ma lo sgombro ha la vermicolatura più regolare sul dorso, mentre invece il lanzardo è più irregolare, è più disorganizzata. Queste sono le tre differenze maggiori. Il rischio di imbarcare i sugherelli è dato dal loro bocca, che è molto delicata, ha una cartilagine molto fine e spesso si slamano perché si rompono. È uno squalettino proprio piccolo, piccolo, che si è fatto attrarre dalla pastura. Insomma, ha voglia di correre, giustamente, è un cucciolo. Ovviamente va liberato. Vieni avanti, ti sento bene. Sai la cosa che infatti ho detto, da palamita strano, mi sono trovato il galleggiante lì e veniva a mangiare e poi ci è venuto incontro, come fanno le razze o le palamite quando scappano. Il segnale segna parecchio.
Allora, 0,189 di terminale. Sì. No, vabbè, rinforzato, ok. Perché lo chiamano scuola azzurra? È veramente blu. Beh, Marco, allora, siamo usciti per cercare gli sgomberi. Gli sgomberi direi che li abbiamo trovati. Certo. Abbiamo preso certo numero di pezzi. Anche perché non bisogna mai esagerare. Il mare, lasciare eventualmente il pesce nel suo habitat naturale e portare a casa solo quello che eventualmente uno può o desidera mangiare. Poi è arrivata anche una verdeschina, quindi abbiamo fatto anche un rilascio fuori programma, quindi è una giornata stupenda. È una giornata nel miglior dei modi. Bene, Marco, allora grazie per la compagnia, alla prossima. Sì. Ok.